Oggi, nell'ambito della tematica dello studio del processo produttivo, introdurremo una metodologia che sempre più sta entrando nelle dinamiche di progettazione delle società che vogliono lavorare in maniera snella, in maniera lean, potremmo dire, così come fino ad oggi abbiamo studiato la metodologia di production. Bene, allora, se questo è il principio, il QFD si innesta essenzialmente all'interno proprio di questo processo di snellimento delle procedure di progettazione. In realtà più che snellimento è una rivoluzione di approccio sistemico alla progettazione, si chiama concurrent engineering, quindi cambiamo la modalità di avvicinarci alla progettazione effettuando una serie di percorsi e processi che consentono di eliminare tutte quelle fasi della progettazione che poi portano alla fase di realizzazione dovendo ritornare sul progetto stesso. Detto così, diciamo, sembra abbastanza incomprensibile. In realtà il principio essenziale su cui si fonda il core di Function Deployment è proprio quello di intervenire quanto più possibile nelle fasi di ideazione e pre-progettazione, nelle fasi iniziali del progetto, per diminuire quelli che sono i cambiamenti nelle fasi successive. Quindi sostanzialmente il Quality Function Deployment rivoluziona quella che è la normale spirale della progettazione, che è questa. Questo è un ciclo di vita generale di un prodotto che parte dalle fasi iniziali, quindi qua sta l'analisi dei fabbisogni, gli studi di fattibilità, poi passa per le fasi di vero e proprio design, il design concettuale piuttosto che il preliminary design, quindi la progettazione preliminare, per poi andare nelle fasi successive di pianificazione, progettazione, produzione preserie, riprogettazione, quindi in cui si interviene con i constraints individuati dalla produzione e quindi si ritorna, chiamare ingegnerizzazione questa fase, dalle fasi 16 in poi, prototipazione, preproduzione e così via, sviluppo delle attrezzature, tooling, poi si arriva alla fase 18-19 dove andiamo nella distribuzione del prodotto, quindi produzione preserie, produzione matura, quindi distribuzione, fino ad arrivare al ciclo di vita che è la dismissione del prodotto. Questa è la spirale nelle quali viviamo il ciclo di vita del prodotto. Ebbene, quello che purtroppo spesso succede è che una serie di informazioni nei vari passaggi si perdono e quindi noi dobbiamo ritornare indietro per andare a vedere qual è la lacuna di sistema, qual è la perdita che abbiamo generato nel procedere nel nostro percorso. Per esempio, se questa è la linearizzazione di quel flusso che ho fatto vedere prima, immaginate che la fase di marketing, quindi di studio del prodotto, arriva poi alla fase di progettazione e la progettazione dice: no, guarda, c'è qualche errore, perché se tu mi vendi questa cosa non la posso fare, quindi ti do delle informazioni di ritorno. E quindi notate, ci sono dei flussi tra ogni fase e un'altra. La industrializzazione è quella che rende compatibile il progetto con la realizzazione del manufatto, stiamo parlando nell'approccio tradizionale, questo. E quindi c'è un ulteriore riflusso, così come le vendite si accorgono che ci sta un modello che in questo momento non funziona. Faccio esempio della classe A, già quello che ho parlato, la prova schivalce, quando è uscita dalla classe A, invece di schivare l'alce la macchina si accappottò completamente, no? Ricordate, ne ho parlato, no? Della prova schivalce della classe A, questa manovra così, ho parlato quando abbiamo parlato della Ford. Ebbene, la classe A, il mercato, le vendite gli hanno detto: guarda, caro, c'è un problemino che si accappotta, quindi chiaramente devi trovare una soluzione. E quindi ci sono tutti i flussi indietro fino ad arrivare alla progettazione e anche al marketing, che cambia completamente la strategia. Ricorderete che quella classe A, la pubblicità, si vedeva che alzavano con una gru la classe A, la macchina, e l'asfalto rimaneva attaccato ai pneumatici, proprio per dare la sensazione, dopo il giorno, ricordate, per dare la sensazione del fatto che c'è stato un cambiamento che parte da qui e arriva fino alla fase iniziale. Ma questo non è buono. Questo non è buono. Deming, in uno dei suoi principi del Total Quality Management, diceva che è importante fare bene le cose la prima volta. Quindi bisogna concentrare la propria attenzione, le proprie risorse, il proprio sforzo per rendere massimo
e ottimale la fase di progettazione iniziale. Ebbene, questo avviene semplicemente per un motivo di costi, non per un motivo di altra natura. Il motivo dei costi è questo, che, come ho avuto modo di spiegarvi più volte, se queste sono le diverse fasi della produzione e questo è il costo delle modifiche, noterete che il numero di modifiche rappresentato da questa curva, costi di modifica per il progetto, è inversamente proporzionale a quando avviene, ovvero il maggior numero di modifiche, si vede meglio da questa slide, il maggior numero di modifiche avviene nell'approccio tradizionale in questa parte, ovvero nella parte di pianificazione e preproduzione, dove io ho già fatto tutto il tooling, ho già creato il layout, ho già definito quali sono i macchinari che devo acquisire per poter realizzare quel prodotto. Quindi qualsiasi cambiamento io opto in questa fase, come vedete dalla slide precedente, mi genera dei costi molto elevati. Dove i costi sono molto bassi, come vedete da questa curva, nelle fasi iniziali. Quindi nelle fasi iniziali io ho bassi costi. Sfortunatamente nell'approccio tradizionale la maggior parte dei costi vengono sostenuti in quella fase più costosa. Quindi che cosa devo fare? Creare degli strumenti, quali Quality Function Deployment, che consentono di spostare tutte le modifiche nelle fasi iniziali del processo, perché in queste fasi il costo è ridottissimo e posso poi massimizzare i risultati nelle fasi successive. Ed è quello che il Quality Function Deployment ha intenzione di fare. Come farlo? Bene, numerose sono le metodologie che si sono succedute intorno alla concurrenza, al concurrent engineering, quindi al lavorare insieme per poter minimizzare quelle che sono le modifiche del progetto nelle fasi iniziali, per poter massimizzare, quindi ottimizzare nel senso portando alle fasi iniziali. Ma il Quality Function Deployment è quella che maggiormente ha segnato il passo nella lean production. Perché? Perché in realtà è una metodologia piuttosto semplice, una metodologia che guarda al nostro naturale modo di pensare, sfrutta quelle che sono le nostre naturali conoscenze del processo e del prodotto, cerca di metterle in intersezione le une con le altre. Il primo a inventarsi questa cosa in maniera strutturale, il primo a generare questa metodologia realmente, esiste ancora questo signore, si chiama Akao. E questo signore è l'inventore della... non so se è ancora vivo oggi, ma comunque, come vedete, è un contemporaneo. L'inventore di questa metodologia si chiama Quality Function Deployment. Applicata nelle aziende giapponesi da subito, quindi nella Toyota Production System, si è diffusa poi anche in Occidente in diversissimi casi, fino ad arrivare all'applicazione della Ford Motor Company e quindi a suggellare la chiusura del ciclo tra Oriente e Occidente. Chiaramente ognuna di queste metodologie sottende una matematica piuttosto complessa di matrice e supermatrice, nonché vettori e autovettori, che io sottenderò all'interno di questa digressione, anche perché a me interessa trasferirvi lo strumento. Poi la declinazione dello strumento diventa piuttosto complessa, quindi faremo solamente un esempio, non entreremo nel calcolo della supermatrice. Questo significa Quality Function Deployment. È incredibile pensare che questi segmentini ci dicono tutte queste cose: la qualità, le funzioni e lo sviluppo. Questi tre asset che il Quality Function Deployment guarda e sui quali concentra la propria attenzione. Inshitsu, Kino, Tenkai. Perché ci tengo poi a fare sempre questi passaggi? Perché bisogna comprendere come l'approccio poi vada a concentrare la propria attenzione su aspetti focali. Questo è sempre lo stesso approccio dei giapponesi in generale, anche nella modernità. Non so se voi avete letto qualche cosa di Shinzo Abe. Sapete chi è Shinzo Abe? Lo scrittore è bellissimo, però scriveranno molto di più su di lui. Shinzo Abe è l'attuale primo ministro giapponese. Shinzo Abe ha rivoluzionato l'approccio, diciamo, merkeliano all'austerity. Voi sapete che l'UE si regge su un principio: l'indebitamento pubblico deve essere inferiore a una certa percentuale del PIL. Quindi tu non puoi indebitarti più di quanto riesci a produrre. Shinzo Abe ha detto: no,
io creo un nuovo approccio che si basa sulla eliminazione della deflazione. Si abbassano i prezzi. Si abbassano i prezzi, che cosa succede a questo punto? Se si abbassano i prezzi del prodotto, significa che l'industria inizia a produrre di più per cercare di piazzare, ma si compra di meno, si compra di meno, quindi si crea un meccanismo per il quale il risparmiatore dice vabbè, aspettiamo un altro, se sta scendendo scenderà anche domani. In Venezuela il pane, quello è caso inflazione, non è deflazione, ma aumenta di un euro al giorno il pane, non dico un euro, ma centesimi al giorno. Quindi tu dici vabbè, la deflazione se decrementa, aspettiamo, devo comprare solo l'aggeggetto, l'iPhone, aspettiamo un po' che diventa la deflazione e lo compro e così via. Quindi che crea un circolo vizioso nei consumi, per i quali a un certo punto voi non producete più, cioè l'industria non produce più, il consumatore non compra più, si va in stallo del sistema. Shinzo Abe ha detto, con un indebitamento del 236%, quindi del debito pubblico, quindi due volte l'Italia per intenderci, io voglio utilizzare il nuovo Keynes, il nuovo principio keynesiano, voglio incrementare l'indebitamento con una strategia chiara. E quindi torniamo ai simbolini che vi facevo vedere, cioè concentrare su pochi elementi la strategia, pochi elementi sui quali convergere tutte le risorse che ho. Strategia chiara, ho fatto una recente relazione il 6 e 7 maggio all'Ocse, dove lui si è dichiarato pubblicamente dicendo che lui incrementerà l'indebitamento portando 70 miliardi di indebitamento ulteriore, concentrando su tre asset. Il primo è quello dell'energia e delle fonti rinnovabili, eccetera, eccetera. Il secondo, lui dice, io voglio diventare, non entro nella digressione puntuale, ma è importante che voi sentiate questo, perché capirete, diciamo, poi l'asset e il mondo in cui viviamo, gli asset e il mondo in cui viviamo. Lui dice, voglio diventare leader mondiale nella produzione dell'automazione per le aziende agricole. Qualsiasi cosa si muova nell'ambito agricolo, la raccolta, il scatolamento, RFID, tracciabilità, nuovi prodotti, lo faccio io, lo devo fare io, devono passare per me. Quindi tutti gli investimenti concentrati lì sull'energia e poi su un altro asset che è quello dei trasporti. Trasporti li mettiamo noi, saremo noi quelli che esportano i treni, quelli noi che esporteremo la tecnologia, noi reageremo a 600 milioni, allora noi faremo questo. Quindi tre principi cardine. Ebbene, se questo è l'approccio, quello che fa il QFD, entriamo all'interno della metodologia, quello che fa il QFD è interpretare le esigenze del cliente, più che altro trasformare le esigenze del cliente in specifiche del prodotto. Perché il cliente non si esprime in maniera ingegneristica, il cliente che esprime un desiderio, che esprime un qualche cosa che lui vorrebbe realizzare. Il problema è come questa informazione di carattere generale si traduce in un requisito del prodotto. Il cliente ti dice voglio che la macchina sia bella. Bella è un concetto qualitativo. Come traduco il bello in funzionale, in ingegneristico? Il cliente dice voglio che la pizza sia buona. È un bene intangibile la pizza buona. Che significa pizza buona? Bene, il QFD fa questo. Prende le esigenze del cliente, dice che voglio stare comodo in macchina e le traduce in specifiche di prodotto. Tali specifiche di prodotto diventano la progettazione, quindi gli input del processo produttivo. In che modo? In questo modo, questo è l'approccio tradizionale. Il QFD si fa interprete delle esigenze del cliente e le riporta all'interno della dei diversi processi aziendali. Chiedo scusa, questo non è l'approccio tradizionale, dicevo, questo è l'approccio del QFD, prende le esigenze del cliente, le elabora e le trasferisce nelle varie fasi della implementazione. Quali sono le esigenze? Questo è il problema. Alcune, voglio dire, le riusciamo a intercettare direttamente, no, avete visto già qualche volta questo grafico in cui sono riportate sulle ascisse il grado di percezione del cliente, sulle ordinate il grado di soddisfazione. Allora, ci sono le esigenze implicite che noi dobbiamo cogliere sempre nel cliente, perché il cliente neanche ce le chiede, le considera insite all'interno del prodotto. E quali sono queste esigenze?
con riferimento all'automobile, no? Un'esigenza implicita è implicita. Parare in macchina. Parare in macchina. E il comfort si implicita, diciamo. Anche perché il comfort è un'esigenza qualitativa molto ampia. Cioè io le dico, per me, per lei il comfort in che cosa si traduce? Sentire comodo. Cioè qualcun altro c'è di comfort, diciamo, in senso molto più lato. Più rumore, per esempio. L'insonorizzazione è il comfort. Lei deve sapere che io sono passato da... Era la mia riva, quella che veniva a Cassino, poi a una macchina di classe superiore, non ricordo che era, poi a una classe ulteriormente superiore. Il viaggio sembrava ridotto del 30-40%, perché i rumori che senti dentro la caviglia sono distanti, non lo percepisci, ma si stanca il cervello, perché sente un'attivazione, e quindi stanca probabilmente il corpo. Quindi le implicite sono proprio implicite, già il comfort è una richiesta, le implicite sono che abbia le ruote, che ci mettiamo in motore, lo stesso, mi raccomando, lo stesso, voi andate a comprare l'automobile e dite però vado a fare una cortesia, lo stesso la tassa, cioè avete mai visto uno che fa una cosa del genere? All'inde fa quello che dice lei, deve essere confortevole, e questa si chiama requisito espresso, esigenza espressa, quello che io chiedo, i tergi cristalli regolabili, i finestrini elettrici, l'ABS, le ruote antigelo. Poi ci sono ulteriori esigenze, sono exciting, le esigenze latenti, cioè quelle che il cliente neanche ci dice, ma che se noi vogliamo riusciamo a ottenere un grado di soddisfazione molto elevato. Vedete, questa curva iperbolica, ogni passo di grado di percezione che abbiamo incrementa notevolmente la percezione da parte del cliente. Fate un esempio di exciting, di esigenza latente. Che vi viene in mente così? Parcheggio automatico. Parcheggio automatico? Perché la Ford adesso che fa la macchina di parcheggio. Beh, questa è un'esigenza latente, così come la macchina che cammina senza pneumatici, potrebbe essere un'esigenza latente, perché così non deve cambiare, così come può essere, così come una volta aveva per esempio il cellulare, una volta non era certamente percepito come un bene di largo consumo come oggi, il microfono, facciamo per esempio questa della xerografia, cioè, sono tante cose che erano latenti, oggi sono espresse, però colui qua, iPhone, ha percepito che muovendo il ditino tu eri felice e contento di seguirlo, ebbene ha toccato questi grandi soddisfazioni. La verità, come vi ho detto già qualche volta, lui con alcuni strumenti, lui parla di Steve Jobs, si è superato, perché il cliente non è che aveva un'esigenza latente, non se ne faceva proprio niente, mi ha generato il fabbisogno, quindi ha superato questa curva iperbolica, l'ha resa addirittura verticale, perché ti ha costretto a dover utilizzare sistemi di iPadding, ti ha costretto a utilizzare sistemi di interfacciamento, ti ha costretto ad utilizzare il cloud, la condivisione delle informazioni. Quindi ha generato un fabbisogno, che è una rivoluzione ulteriore. Quindi questo è il panorama all'interno del quale si deve muovere il QFD, cogliere tutti questi tipi di esigenze, fare in modo di percepire le esigenze del cliente e riportarle all'interno dello schema che possa essere produttivo. Ebbene, per fare questa trasformazione noi dobbiamo passare attraverso una rivoluzione dal punto di vista dell'approccio metodologico, da quello sequenziale, che quindi va secondo quella spirale che vi ho fatto vedere, l'analisi di mercato, research and development, progettazione prodotto, progettazione processo, ingegnerizzazione, fabbricazione, controllo e quindi così via in linea sul mercato, bisogna passare da questo processo a questo, che si chiama concurrent engineering, cioè progettare insieme, ovvero fare in modo che le diverse fasi del processo, diversi referenti delle fasi del processo, insieme guardino a come funziona il prodotto. Quindi un referente dell'analisi del mercato, del marketing, della ricerca e sviluppo, del prodotto, della progettazione, eccetera, creano un team di lavoro interfunzionale in cui si scambiano informazioni, riducono quindi i flussi di ritorno nella progettazione e massimizzano le modifiche fatte a monte del processo. E quindi non hanno flussi continui di ritorno come vi ho fatto vedere in quella slide precedente, ma hanno un unico input che va in fabbricazione e che poi ovviamente anche in questo caso crea un loop virtuoso all'interno del ciclo.
Quindi se questo è il processo, come si realizza? Si realizza attraverso quella che noi chiamiamo casa della qualità. Casa della qualità, il quality function deployment sarebbe la casa della qualità, quindi a volte se si dice casa della qualità sarebbe il QFD, se si dice QFD è anche casa della qualità, perché la rappresentazione di come vediamo il QFD è questo, sembra una casa, vedete, con un tetto. Questo è lo schema del QFD. Allora andiamo ad analizzare le diverse fasi di questa metodologia. La prima è questa, i what's, i cosa. E qui dovete riportare le esigenze del cliente. Nella parte alta invece il come, how, quindi come faccio a tradurre l'esigenza del cliente in esigenza del prodotto. Qui sotto è quanto, quindi questa caratteristica quantitativamente quanto deve essere. Faccio esempio, se parliamo della tazzina del caffè e stiamo dicendo che deve essere calda, quindi la tazzina del caffè una buona, il processo è creare una buona, un buon caffè, una esigenza che il cliente ti dice, almeno questo cliente, cioè il cliente deve essere cocente, si dice in napoletano, deve scottare, hot, quindi come portare a elevata temperatura la macchina e quindi chiaramente il vapore a quello che uscì. Elevata temperatura quanto? 180 gradi. Quindi deve dare la quantificazione di come l'esigenza bollente si traduce in termini di temperatura e in termini di che temperatura. Poi ci sono delle parti che vedremo nella slide successiva che creano un confronto con la concorrenza. Vediamo se ce l'ho qui, ecco qua. E la percezione del cliente. Allora, vi ripropongo quello che vi ho detto prima in questa casa che è un po' più articolata. Qui abbiamo i what's, che cosa? Esigenze del cliente. Qui abbiamo i come, come si traducono queste esigenze del cliente. Qui abbiamo i quanto. E qui abbiamo la percezione da parte del cliente dei diversi elementi e il benchmark con la concorrenza. Sono io davanti a te. Il benchmark con la concorrenza. Così anche qui, stesso ragionamento. La quantificazione, quindi gli elementi che vi ho detto, e l'importanza relativa rispetto alla concorrenza. Poi c'è il tetto, di cui non vi ho parlato neanche prima. Che cos'è il roof? Che cos'è il tetto? Incrocia le esigenze delle diverse caratteristiche che poi concorrono all'interno della costituzione della matrice delle relazioni per verificare se tra un come e un altro come, quindi tra una caratteristica del prodotto e un'altra caratteristica del prodotto, c'è un'interazione di tipo positivo, fortemente positivo, negativo, fortemente negativo, attraverso una simbologia che avete già studiato anche, penso, in alcuni diagrammi dove abbiamo fatto il layout, giusto? Bene, ovviamente è convenzionale, lì ci dovete mettere le parcelle d'angelo, sulle vicine alla realtà, cioè dovete quello che volete voi perché si comprenda che cosa vogliate esprimere. E quindi la matrice delle correlazioni, e finiamo con la descrizione di come nella casa, scusate, sto andando avanti e indietro, sto facendo, ecco qua, la matrice delle correlazioni invece mette insieme appunto i how con i what's, o i what's con gli how. Andiamo a fare un esempio di queste relazioni, quindi stavamo dicendo che deve essere molto caldo, se qui ci fosse la temperatura è evidente che c'è una relazione forte tra un processo ed un altro. Se invece non vedete un blank, quindi vedete il bianco, significa che tra la caratteristica della cosa, quindi di quello che ha detto il cliente e di come si realizza, non c'è nessuna tipologia di interazione.